Bella ragazzi, qua Rusher e benvenuti a questo nuovo commentary. Scusate se ho tardato un po' nel rilasciare nuovi video, ma stavo organizzando un po' le idee per il canale, per proporvi sempre qualcosa di nuovo. E come potete vedere dal video non ci sono riuscito perché sto proponendo l'ennesimo video di Call of Duty Black Ops, che è un bel gioco, dai. Non possiamo dire che sia un brutto gioco, sicuramente è meglio di... Oh, un messaggio. Sicuramente è meglio di Modern Warfare 3, che all'inizio era un gioco della Madonna. Cioè, diciamo, dai, all'inizio Modern Warfare 3 spaccava il culo. Poi però si è andato un po' a perdere col tempo, diciamo, sono cominciati a venire i nabi che utilizzano gli akimbo, i lanciarazzi, i lanciagranate, gli MP7, le armi laser, le spade dei Jedi. Diciamo un po' di tutto, quindi diciamo quel gioco è andato un po' a puttane per questo. Diciamo, ho ripreso a giocare a Black Ops, che nella sua, diciamo, monotonia, perché le armi sono quasi tutte identiche, nella sua monotonia è abbastanza bilanciato, possiamo dire. Quindi sono andato in questo nuovo video di Call of Duty Black Ops, dove vi porto un gameplay con la K74U per gli amici a cappino, per i nemici arma di distruzione di massa. Soprattutto con fuoco rapido e calcio, come lo sto usando io in questo momento. Anche se il calcio non influisce molto sul rinculo, sulla cappino. Soprattutto utilizzando fuoco rapido. Quindi avrei forse dovuto usare un caricatore aumentato, un doppio caricatore sarebbe stato più utile. Il calcio non ne modifica molto il rinculo, quindi useless. Questa partita, anche se utilizzo un'arma overpower, faccio schifo, perché dovete sapere che io faccio cagare a questo gioco e, nonostante io usi un'arma della Madonna, una delle più forti del gioco, faccio un risultato mediocre. Penso sia un radio di tracing, qualcosa del genere. E sì, la cappina è qualcosa di devastante, cioè potete guardare soltanto dal video. Il raggio di fuoco è da normale, sarebbe uno dei più alti del gioco. Pensate con fuoco rapido, cioè una cosa assurda. Niente, niente. Poi qua sul PC, dato che i giocatori sono molto più bravi a mirare col PC, no? Qua sul PC, perché il mouse, dovete sapere che il mouse, a differenza delle levette analogiche, è molto più comodo per mirare che sulle console, che devi usare le levette analogiche, che devi essere bravo. Invece qui, vabbè, basta essere un po' precisi col mouse e sì, ovvio il problema. Quindi diciamo che il problema della mira non ce l'hanno in molti su PC. Quindi anche aggiustare il rinculo non è difficile, quindi si ha, diciamo, più controllo sull'arma, e co controllo sull'arma sulla cappino è qualcosa di devastante, cioè qualcosa di brutale, come posso dire? Proprio non si muove di un secondo, di un millimetro, e beh, proprio vi fanno il culo a strisce come le zebre sudamericane. Quindi è un gran problema. Comunque, di che parlare? Sto pensando di proporre delle serie sul mio canale di anche altri giochi oltre che Call of Duty. Diciamo, Minecraft, non lo so perché. Minecraft, diciamo, lo proponevo sul vecchio canale, ma vedevo che non era molto seguito, non piaceva molto. Che poi Minecraft, come sapete, è un gioco nato su PC, ora anche su Xbox, ed è un gioco dalla longevità infinita, perché è assurdo. In pratica, ogni volta che giochi è diverso. Cioè, certo, devi fare sempre le stesse cose, ma ti puoi trovare in un mondo ogni volta, in mondi diversi, che magari prima spawnavi su una foresta e ti adattavi alla foresta, invece adesso spawni sul mare e ti devi adattare al mare, o comunque a trovare qualche isola. E lì so cazzi, perché eh sì, è diverso. Quindi io volevo proporre un let's play di Minecraft, ma non so quanto successo potrebbe avere, soprattutto adesso che sto ricominciando un attimo a ingranare con i video e tutto. Quindi non lo so. Per il momento sto proponendo soltanto video di Call of Duty, perché diciamo è la cosa che il gameplay che seguono di più tutti, tutta la community, diciamo, è improntata sul Call of Duty, anche se comunque cerca varietà, ma segue soprattutto video di Call of Duty. Questa cosa non l'ho mai capita. Vabbè, quindi per il momento mi attengo a Call of Duty, magari faccio delle altre serie su
Sono dei comuni di channel, non so, sto valutando la situazione, devo vedere perché. Boh, non... A me piacerebbe variare un attimo con i giochi, ma se nessuno li vede è fatica sprecata, diciamo. Anche se, vabbè, mi piacerebbe che della gente guardasse i miei video, cioè, sarebbe bello. Quindi, ragazzi, il video è finito. Vi invito a lasciare un bel pollicione in su, un commento e bella, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.